mascherina lì se la può togliere. Siamo oltre... oltre un metro. Siamo a due, eh. Ecco. Come stai, Gigli? Tutto bene? Bene, 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 grazie. È contento di questa candidatura? Contentissimo. Lei ha già fatto il sindaco di Saronno per 10 anni, no? Quando? Sì, dal 99 al 2009. Ecco. Quindi di Saronno sa vita, morte e miracoli. Beh, direi abbastanza, sì. Ecco. Perché c'ha scritto torniamo alla normalità nello slogan? Perché dopo questo periodo che abbiamo fatto chiusi in casa e anche quello che stiamo vivendo adesso, ci siamo resi conto che quello che avevamo prima e che chiamiamo la normalità diventa oggetto di desiderio. Mentre prima vivevamo anche con qualche difficoltà sicuramente, ma non come nei mesi in cui abbiamo capito che cos'è anche il senso della libertà e il senso della sicurezza di non avere un nemico invisibile ma che c'è. Quindi la normalità vuol dire passare oltre, ritornare a quella che era la vita di tutti i giorni, quella che a tutti, sì, credo possa piacere, insomma. E un sindaco che può fare da questo punto di vista? E un sindaco può fare che durante il periodo che abbiamo vissuto, che abbiamo appena detto, ci sono stati ovviamente dei problemi, tante cose sono fermate, eccetera, eccetera. Ma la normalità per il sindaco è che la città vada avanti senza scossoni. Certo, ci possono essere sempre degli eventi imprevisti o imprevedibili, ma se partiamo per esempio dalle manutenzioni, le manutenzioni ordinarie devono essere fatte continuativamente, non una volta ogni tanto, perché fatte una volta ogni tanto costano anche di più. La normalità vuol dire... Quali sono le manutenzioni ordinarie di cui ha bisogno Saronno? Saronno ha bisogno di tante manutenzioni, che sono diventate più straordinarie. Ne dica due o tre sulle quali lei vuole i marciapiedi, le strade dissestate, molti edifici pubblici che sono in condizioni non propriamente godibili, insomma sta per incominciare la scuola e proprio qua, a pochi metri da qua, c'è una scuola che alla fine d'agosto ha avuto ancora degli allagamenti e queste sono cose... Da quando non c'è più lei è peggiorata la situazione? Io credo di sì, sono anche corretto però, dico di sì, c'è anche però il fatto che ci sono stati meno soldi, questo è oggettivo, non sarei disonesto se non lo riconoscessi. Quando ho governato io non riuscivamo ad avere forse qualcosa di più come restituzione dallo Stato. Ci sono stati degli anni in cui invece drenare la finanza locale è stata la formula che ha permesso al governo centrale di tirarsi avanti un po'. Mi dice Gigli tre cose per cui se io fossi un cittadino di Varese... Varese? Sì, di Saronno. Capire... No, perché ho visto il sindaco di Varese, che lo saluto. Ecco, no, mi sono sbagliato. Buonasera sindaco. Il Davide Galimberti, sindaco di Varese. Noi siamo proprio all'estrema periferia dell'impero. Ma che estrema periferia? Sì, sì, siamo una quasi un'enclave nella terra. Ma che enclave? Siete pieni di imprese, di industrie. Certo, certo. È una baracca di quattrini, ma che... Senti, dica una cosa. Mi dica tre cose che vuol fare. Allora, la prima potrà sembrare non connessa alle funzioni del sindaco, però, perché è così, in effetti le competenze non ci sono in comune, ma la prima cosa è cercare di fare qualcosa per salvare il nostro ospedale. A Saronno oggi non si nasce più, perché ci hanno portato via l'ostetricia, e anche se poco fa hanno speso un mucchio di soldi per fare le nuove sale parto e le nuove sale operatore della ginecologia, ma poi... E dove va una donna a partorire? Deve andare a Busto, a Gallarate. A Saronno non si nasce più. Ma a Saronno, anche in un momento difficile come quello... E quanto ci vuole andare a Busto? Ah, dipende. In linea di... I chilometri sono pochi, ma nelle ore normali, che sono quasi sempre di punta, ci vuole mezz'ora, se non di più, con la macchina. Anche sì, c'è l'autostrada, ma insomma non è molto... E poi... Non ci sono i mezzi pubblici che arrivano direttamente da Saronno all'ospedale di Busto Arsizio. Per Gallarate non c'è nulla, idem per Legnano, perché sono Legnano poi in un'altra provincia.
Quindi è un disagio notevole, specialmente per chi non è, a una certa età non ha... E maternità c'è ancora a Saronno? La maternità non c'è più. Non c'è più neanche quella? No, l'hanno tolta. Non si sa se e quando tornerà, nonostante sia appena stato rifatto. Quindi non c'è neanche il punto nascita all'ospedale? No, non c'è. Nulla? Aspetta, a Saronno non si nasce più. E poi non si muore neanche più, perché l'oncologia, che era un fiore all'occhiello, non soltanto dell'ospedale di Saronno, ma penso della sanità di tutta la nostra regione, anche quella è stata spostata. Perché c'era il coronavirus e l'ospedale di Saronno l'hanno utilizzato per il coronavirus. Ma ancora qualche giorno fa è venuto a Saronno per una manifestazione di un altro partito l'assessore regionale alla sanità, però non ha detto niente, ci si farà, si vedrà, tornerà, ma non ha dato termini precisi. Quindi il sindaco di Saronno, che non per suo merito ma per ovvi motivi, insomma è la città più grossa, dovrebbe farsi promotore con tutti gli altri sindaci che facevano parte dell'antica USL numero 9 o ASL numero 3, sono 20 comuni di 4 province, noi siamo in mezzo a 4 province, per andare alla regione e ottenere che l'ospedale vada avanti. Ma non deve andare avanti soltanto con i soldi in più, ma l'ospedale manca di personale. È chiaro che se ci sono pochi ginecologi, i parti non possono arrivare al numero minimo previsto perché hanno dei turni massacranti. Se poi questi li mandano al busto Gallarate, è chiaro. Primo. Secondo. La seconda cosa è quella che riguarda il lavoro. Anche qui il comune ha delle competenze limitate, però il comune di Saronno è proprietario di diverse aree di terreno. Qualcuna è stata comprata anche recentemente, ma per fare l'area delle feste, l'area delle salamelle, non è quello a cui mi voglio riferire. Dei terreni dove già... Cos'è l'area delle salamelle? L'amministrazione uscente ha speso circa 700.000 euro per acquistare dei terreni quasi a confine col comune di Origgio, per attrezzarlo con altri previsti 500-600.000 euro, non si è capito. Salamelle. Per fare le salamelle, per fare le feste. E si sa come... 500.000 euro di salamelle. Non di salamelle, 500.000 euro per poter fare le salamelle. Ah, per poter fare. Quindi salamelle. Poi quelle salamelle... Ma vengo io, sindaco, a fare le salamelle. Ma non è indubbio che le salamelle sarebbero... 20.000 euro li fa tutto. Ah, ecco, benissimo. Allora devi risparmiare. Ecco, allora abbiamo delle altre aree in una zona che è anche utile. Lì abbiamo pensato che il comune potrebbe allestire, c'è anche il credito che può venire dalla regione, che ci volete fare dei capannoni da suddividere in porzioni piccole per delle start-up, per delle persone che vogliono svolgere delle attività che non hanno la possibilità, possono incominciare e poi appena si sono consolidati dare lo spazio agli altri. Questa è una cosa che credo potrebbe avere un certo valore, ma anche come valore di esempio. C'è un comune... È un valore anche di esempio, oltre che un valore pratico. Certo, un valore concreto. E questa è la cosa. Molti giovani che devono fare le start-up non sanno dove e fare. Non solo le start-up, ma anche per fare il co-working, che può diventare un problema. Perché chi sta a casa a lavorare, e lo si è visto in questo periodo, non tutti hanno una casa sufficientemente grande o adatta per poter lavorare marito e moglie con la famiglia. Quindi, anche perché stanno aumentando le case di separazione. È vero, invece se si facessero dei luoghi dove si può andare a fare questo lavoro, il telelavoro, ma insieme ad altre persone, non solo si fa il lavoro meglio, ma non si... La vede fattibile questa cosa che mi sta raccontando? Io la vedo fattibile, sì. Ma soprattutto questa del co-working, se non è possibile lì perché ci vorrà del tempo, ma dei luoghi dove poterlo fare li dobbiamo individuare subito, altrimenti si scade nel solipsismo. Uno dei danni del coronavirus è quello, è un danno di natura psicologica, non soltanto di natura, certo, di natura fisica. Terza cosa. E infatti per la terza cosa del coronavirus e quello che ne consegue, noi vorremmo che i nostri cittadini abbiano il loro benessere non solo fisico ma psicofisico, e quindi a partire dalle scuole e poi per tutte le altre categorie dei cittadini vorremmo istituire un servizio
di supporto, di natura psicologica per superare questo periodo. Sono cose che si possono fare e che non hanno neanche... Rivolto a chi? Rivolto alla popolazione. Rivolto alla popolazione nelle scuole. Nelle scuole. Ma perché lei di questa cosa, in questa campagna elettorale, andando in giro, conosce molti, lavora lei, lavora qui. Sì. Cioè è avvocato, se non mi ricordo male. Oramai un po' mezzo in pensione, ma comunque sì. Sì, però... Sì. No, no, questo non è un problema serio, perché... cioè, sento, ha visto queste lo sento scienze, soprattutto nelle scuole, sento i genitori, sento gli insegnanti, che questo problema c'è. Cioè, qual è il problema? Che insegnanti e studenti hanno la necessità di avere un supporto anche di natura psicologica. Non è soltanto la questione dei banchi o la questione della mascherina. Quelli con le rotelle, insomma. Beh, quelli con le rotelle, se no non mi risulta che li abbiano presi, per fortuna, no. Perché oltretutto non si riesce a capire. E sembra... qui ci mettono le salamelle a posto delle... certo, perché poi siccome sono tutti quelli che scrivono con la destra, i mancini come fanno? Non possono girare il palco. È come quelli che hanno avuto il premio Nobel per aver inventato la tazzina col manico a sinistra per i mancini. Sì, sì, ecco. Sì, sì. E siamo a quel livello lì con questi manchi. Ho capito. Poi la cosa, la terza, che quella era una conseguenza della seconda, sì. La terza è quella di incominciare proprio un piano di generale di manutenzioni di tutto. Su questo sono convinto che... Di dove parte? Lei domani è sindaco, che fa la prima cosa? Prima cosa sono le scuole, perché è nelle scuole che deve esserci. Poi che e fa? Poi ci sono tutti gli altri edifici. Le case dove... Il Comune di Saronno è proprietario di moltissimi appartamenti a casa. E ce ne sono alcune che hanno bisogno di grosse. Che sono popolari queste case? Popolari, sì, sì. Come sono? Perché io me ne intendo assai di case popolari. Ce ne sono alcune costruite tanti anni fa, sì. E poi ce ne sono molte di queste, sono orgoglioso di dirlo, le abbiamo avute durante i miei 10 anni, tante volte in cambio di oneri ci siamo fatti dare. Non c'hanno manutenzione. E non ce l'hanno, non è sufficiente, poi insomma a volte sono abitate anche da persone in condizioni un po' difficili, quindi le manutenzioni sono ancora più impellenti. E comunque tutti gli edifici comunali, okay. Tra questi c'è il municipio, che io sogno di vedere ristabilito e riportato in quello che è stato il municipio di Saronno dal 1861 al 1925 o 26, che è Palazzo Visconti, che sta andando alla rovina. È l'edificio. E lui... lei pensa che a quei signori piacerebbe che tornasse a Palazzo Visconti? Penso di sì, perché sistemeremmo un grosso comparto del centro di Saronno con degli altri edifici pubblici che sono di proprietà del comune e che oggi sono veramente lasciati andare. La nostra città, che non ha un grande patrimonio civile, di architettura civile pubblico, cioè quello religioso che è tutta un'altra cosa, ha bisogno che questo però sia mantenuto e che sia reso fruibile. Abbiamo Matteo Renzi che viene da Firenze e sa benissimo, non posso paragonare Palazzo Visconti al Palazzo della Signoria, ma che ci sia la coesistenza di uffici pubblici con edifici storici è possibile. E questa cosa io credo che la nostra città se lo meriti, perché vedere un edificio del 600, forse addirittura di anteriore, che sta andando a pezzi ed è un brutto, brutto vulnus nel centro della città. Non sta bene. Non sta bene. Grazie. Poi magari ci vediamo, io spero che ci si riveda per le salamelle, no, per il ballottaggio, le salamelle, quelle sono sempre gradite, ma sì. Io ci vediamo magari per il ballottaggio, perché è difficile che qualcuno... Cioè lei mi sta già prenotando per il ballottaggio, lei è peggio di Librandi. Ho imparato, ci vede che ho imparato. A Librandi gli dai un dito, ti piglia il braccio, tutte e le gambe. Va bene, allora qualche cosa ho imparato anch'io. Grazie, in grazie. In bocca al lupo, grazie. Grazie. Aspetta, mi metto la mascherina, non perché penso, perché arriva Renzi, ma perché lo voglio salutare, almeno mi metto la mascherina. Si accomodi, senatore Renzi. Ciao a voi.
festa dell'unità, questa è la notizia di oggi. Gesù Maria, è andata anche la poltrona rossa. È la prima volta. Premoli mica danno la rossa a lei, è danno la nera a me, questo è il problema. È un po' cardinalizia. Lei sulla poltrona rossa ci frigge. Allora. Lei si sente a casa invece. Bravo Gigli, visto anche quel passaggio, è vero quella cosa del palazzo. Ora, gli ha fatto la citazione di Palazzo della Signoria a Firenze, che a un lucchese non si può fare. Perché bisogna c'è. Sì, è Toscana, sì, no. Però aspetta. No, no. Cioè, è Toscana, si occupi di Varese, io diciamo. Perché Toscana è quel che è, lasci stare che si va a leticare subito. Allora ti dico questo. Lasci stare. Sono arrivato, non l'ho detto nemmeno a Del Debbio, a fare una iniziativa di campagna elettorale a Lucca, perché sì, c'è la campagna elettorale delle regionali, sono molto accesa in Toscana, e i miei di Lucca, Italia Viva, mi portano nella, si chiama, aspetta, alla porta, diciamo sulle mura, nella boia di Fiorentino, come si chiama? Cioè, sì, alla al palazzo del boia. Alla casa del boia, costruita da Lucchesi per i fiorentini. La casa dei boia. Mai usata? Non mai usata. Perché non è mai riuscito. Se fosse stato per voi, capito? Perché Lucchesi, Fiorentini... Lasciamo perdere. Vai. Beh. Si è fatta anche un po' di geografia. Allora. Salvini è arrivato a Firenze e più in Toscana. Sono contento di essere qui a Viareggio, provincia di Pisa. Ho studiato geografia nei libri di Toninelli, di quello che vedi io. L'avevo studiato geografia nei libri di Toninelli, quindi. Ha offeso Viareggio, Lucca, Pisa. No, Pisa no, perché Pisa si può, si può offendere la nazione. Si può offendere sempre per offendere. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, c'è da vincere le regionali, se si continua così, vai. Allora, come va? Bene, la vedo dimagrito. Sì. Anch'io un pochino, quello. Sì, sì, sì. Doveva dire lei sta parte. Doveva dire lei, dicendo anche te, Renzi, grazie, sì, anch'io. Ma la trovo veramente bene, Renzi. Anche magrito, in forma, abbronzato. Mi piace questa spontaneità, grazie, sì, anche. Sì. Comunque molto bene, è un momento, a parte le battute, difficile. Andiamo, allora, andiamo sulla sostanza, è un momento difficile. Sai che alle 10:30, 10:40 vi si libera tutto. E momento difficile secondo me, ora noi l'abbiamo buttata sul ridere, c'è un passaggio importante elettorale qui a Saronno, il prossimo anno a Varese con Davide, ci sono le elezioni regionali in sé, però la verità del debito è che noi siamo in un momento dove ci giochiamo in 10 mesi, i prossimi 10 anni, perché questi 209 miliardi benedetti che l'Europa ci ha dato e che dimostra che finalmente l'Europa, diciamo così, sembra aver capito, sembra non avere la stessa reazione idiota che ebbe nel 2011, bene, questi 209 miliardi o li spendi bene o noi buttiamo via l'ultima chance. Cioè, io sono contento di aver mandato a casa Salvini, perché se Salvini fosse stato al governo con la piattaforma anti-europea che aveva, noi non avremmo preso questi 209 miliardi. Ma una volta che li hai presi, o li spendi bene o hai distrutto le prospettive di una generazione. Che vuol dire spenderli bene? Lo dico in terra operosa, in terra laboriosa. Molto terra laboriosa. Straordinariamente efficace. Se voi pensate, la provincia di Varese credo che abbia un PIL superiore a 3 o 4 stati europei come riferimento, eppure non è una provincia grande. No, qui è un posto, io lo conosco, da parte di scherzi, conosco abbastanza bene questa zona per vari motivi. E gente che lavora, no? Sì. Questo, gente che sa, che si spacca la schiena e che lavora. Beh, sa la mattina e va a letto tardi e lavora. Se te pensi... E non mugugna. Io sono contento di aver mandato a casa Salvini, ma non è che voglio diventare... Non è che non voglio morire leghista perché voglio morire grillino. Allora, se tu pensi che 209 miliardi li metti in quelle idiozie come il reddito di cittadinanza, i sussidi, l'assistenzialismo, l'Italia riparte, si fa ripartire il lavoro, le imprese, si produce, non diminuisce l'assistenzialismo, è chiaro questo? E lo voglio dire qui in terra leghista, speriamo di no, però in terra tendenzialmente a maggioranza almeno relativa leghista. Il reddito di cittadinanza non l'ha votato Italia Viva o il PD, l'ha votato la Lega insieme ai 5 Stelle. Ricordatevi sempre ai vostri amici. Questo
Due, le infrastrutture. Si vive in infrastrutture ancora oggi assurde. Noi sappiamo quanto sia importante sbloccare i cantieri, una parte. Si ricorda, abbiamo fatto anche un po' di festeggiamento per questo. Una parte finalmente con questo benedetto decreto shock, un pochino, una cinquantina di opere si sono commissariate, bene, almeno si parla. Vedo un po' di dispersione però. Sì, sì, ancora sì, però intanto siamo partiti. Io un tempo ero il rottamatore, facevo un sacco di cose, anche troppe secondo qualcuno, però si pigliava un tasto e si faceva accadere le cose. Oggi siamo in una situazione totalmente diversa, bisogna fare più che il rottamatore il carrozziere, mettere a posto le cose che gli altri spaccano, e però le devo dire che qualche segnale su questo specifico c'è. Poi c'è un terzo punto. Io non so quanti ragazzi qui ci sono, comunque quanti genitori di ragazzi che fanno le elementari o le medie. I nostri ragazzi faranno lavori che oggi non ci sono, che non esistono. Cioè un bambino che oggi va in prima elementare, intanto speriamo che le scuole si aprano in modo regolare, tutti noi lavoriamo per quello, ma quando questo bambino va in prima elementare, su 100 lavori che ci saranno, che potrà fare, 67-68, dicono le statistiche, sono lavori che ancora non esistono. Cioè, da qui a quando sarà grande, il mondo sarà talmente trasformato che ci sarà bisogno di nuovi settori. Allora tu dici, ma cos'è questo? C'è da aver paura? Non c'è da aver paura, c'è da abbracciare il futuro. Una sfida difficile, ma voi l'avete sempre fatta. Perché Varese di oggi, Saronno di oggi, la Lombardia di oggi, non è la stessa di 20 anni fa. Questo lei lo sostiene anche nel libro. E bisogna avere un grande sforzo. La mossa del cavallo. Bisogna fare del debito un investimento, 209 miliardi, non buttarli via, perché dopo questo non c'è più, vorrei anche vedere. Bisogna dire alla Lega e a Grillo che 37 miliardi del MES servono, perché ve l'ha detto il sindaco Gini, lo chiamo sindaco perché è sempre sindaco, ma spero perché lo sia, ma ve l'ha detto a proposito dell'ospedale. Cioè, qui c'è un problema di infrastruttura ospedaliera e sanitaria. Allora, parliamo un secondo, se lei è d'accordo, del coronavirus. Oggi noi abbiamo più o meno 140 persone in terapia intensiva, un numero non paragonabile a quello dei 4.000 dell'emergenza, ok? Abbiamo 12 morti al giorno, 11 morti al giorno, 9 morti al giorno, è molto triste. Chi di voi ha qualche caro amico che è morto per il coronavirus sa che è la morte più atroce, senza nemmeno poter stringere la mano di quello che ti sta accanto, senza nemmeno poter salutare, senza nemmeno poter guardare negli occhi l'amore della propria vita. Quindi è una cosa drammatica, però sono 10. Allora mi dice Gilli, guardate che questo è un territorio in cui ci hanno chiuso l'oncologia. Sapete quante persone muoiono in Italia di tumore tutti i giorni? 500. Di Covid, 10. Allora, noi dobbiamo occuparci di Covid? Sì. Dobbiamo avere la mascherina? Sì. Dobbiamo fare il sierologico? Sì. Dobbiamo mantenere la distanza? Sì. Però ci sono 10 morti di Covid, 400 di diabete, 450 di malattie cardiovascolari, 500 di tumore. Ogni giorno 1.000 persone scoprono di avere il tumore. Se noi lasciamo la sanità solo sul coronavirus, siamo finiti. I 37 miliardi di euro del MES servono ad aiutare la sanità. Dire di no per motivo ideologico, perché ce li dà l'Europa, è folle. È come se te c'è un infarto, arriva al 118 e l'infartuato arriva, il volontario del 118, l'infartuato lo guarda e dice no, ma io non ti voglio a te. Dice, perché? No, perché a me il volontario sta antipatico, è brutto. L'aiuto che sta dando l'Europa è che l'Europa è il 118, l'infartuato è l'economia italiana. Non ti puoi permettere di dire di no all'Europa. Ciò che sta facendo Salvini e ciò che sta facendo Grillo grida vendetta. Dire di no al MES significa spararsi sui piedi, e ho detto sui piedi. Ha visto come sono migliorato in eleganza? No, perché potevo dire no, perché sulle ginocchia no. Sì, c'è anche la possibilità di spararsi nei coglioni. Questo è se quello c'è sempre, no? Ecco, però quando dire si arriva a Lucca la poesia è una poesia, sì.
Però lo deve dire a Conte, Renzi. Non soltanto glielo ho detto. Che non è una carica nobiliare, è un cognome del presidente del Consiglio. È un nemico allenatore dell'Inter. Io la vedo così. Credo che qualcuno di voi c'ha un mutuo? No, non è che siamo a Saronno, che Librandi c'ha il mutuo, che da un minato, Gianfranco. E vabbè, uno ce l'abbiamo noi due. Noi ci siamo. Sì. Se abbiamo un mutuo, io faccio sempre il solito esempio, anche se volete un po' banale. Un mutuo a 30 anni. Io ho un mutuo a 30 anni. Facciamo conto che paghi, è un esempio naturalmente, 1000 euro al mese. Come funziona il MES? Il MES funziona così. Anziché con gli stessi soldi che hai già preso, i 30 anni di mutuo per magia diventano 15. E la rata, anziché 1000 euro, diventa 600 euro. Allora io vorrei domandare a uno che è qui, che paga il mutuo trentennale 1000 euro al mese. Ti va bene se anziché 30 anni si fa 15, anziché 1000 euro si fa 600 euro? Se uno dice di no, o è Di Battista, che è qui tra noi, o gli facciamo un trattamento sanitario obbligatorio e lo mettiamo in cura, perché non è possibile. Ecco perché il MES, vuol dire che Conte sta facendo un po' quello che aspetta, perché vuole aspettare il 21 settembre che i grillini possano fare i loro giochi elettorali, ma è del tutto evidente che il MES verrà utilizzato, e io dico meno male. Va bene. E Cetta, posso chiedere una cosa, diciamo, un po' politica? Se proprio bisogna. Qui Gilli lo sostengono, Italia Viva, Azione e Più Europa. Ve lo dico bene, Gilli? Ci sono anche delle liste civiche? C'è anche una lista civica. Come si chiama la lista civica? Forza Roma, Gilli. Forza? No, Forza Italia no, ci sta provando. No, no, io Forza Italia ho a che fare con lei, con... Mi consenta. Forza Roma, va bene. Anzi, a proposito di Forza Italia, mandiamo un abbraccio a Silvio Berlusconi. Mandiamolo, perché e lo aspettiamo in campo, come dice lui, per tornare a litigare. Poi c'è Fagioli, che è quello della Lega. Lega, Fratelli d'Italia. Fagioli, tra l'altro, con le salamelle. e poi c'è Aroldi, quindi voi dovete vincere il primo turno. Sì, vabbè, ma insomma, poi 5 Stelle, ma insomma, grosso. Bisogna andare a ballottaggio. Bisogna andare a ballottaggio. Se Gilli va in ballottaggio, fai il sindaco. E allora si dia da fare, insomma, Gilli. Siamo venuti da Firenze, da lui. Se va a ballottaggio, la fregatura vera è il primo turno. Se va a ballottaggio, vince lui, è scritto. Vabbè, allora, se va a ballottaggio, poi ci si rivede. Ascolti, allora Renzi, volevo dire questa cosa qua. Che ci sia in Italia, va bene? Dico politicamente, non... poi si va, si torna sull'economia, che ci sia in Italia un bel po' di italiani che vorrebbero votare un partito che non sta né a destra né tanto a sinistra, che diciamo è favorevole alle imprese, allo stesso tempo è favorevole anche a quelli che non ce la fanno. Una volta si diceva di centro, che poi faccia un'alleanza con la sinistra e che quindi riempia un vuoto che c'è, ok, ce n'è tanto di bisogno, ma non ci si fa proprio a fare un raggruppamento un po' più vasto al centro che si allei con la sinistra? Faccio un po' di fatica per motivi, diciamo, anche personali. Io ho sognato uno schema di gioco diverso. Sì. In questi anni. Cioè io ho sognato uno schema in cui ci fosse una destra normale e una sinistra normale. Sì. Dove non ci si insultasse. Sì.
lei ricorderà che io non sono mai stato alleato politico di Berlusconi, ci ho fatto delle riforme insieme finché non si è rotto il Nazareno, ma non ho mai avuto il voto di Berlusconi al governo, che invece ha avuto altri, hanno avuto Letta, in tanti. Anche Monti. Monti, un paio di volte Gentiloni sulla fiducia, sì, io mai. Sì. Però io pensavo, se noi facciamo uno schieramento in cui due poli riformisti si contendono il paese, civili, come c'è la Merkel in Germania e come c'è, come c'era Obama negli Stati Uniti, per dire due esempi che io avevo allora, sì, bene, quelli che lei definisce giustamente di centro cascano in piedi. Vuol votare una volta la Merkel, vuol votare Obama, vuol votare Renzi, Berlusconi, voti per chi le pare, ma alla fine una soluzione c'è. Questo schema presupponeva un cambio strutturale del PD. Fare diventare il PD non più il partito della nostalgia, degli ex, ma il partito dell'innovazione. E che avesse anche parole diverse, ecco Jobs Act, ecco Industria 4.0, ecco la stagione dei diritti civili, del terzo settore. Ricordo l'altra deputata di Varese, che è Maria Chiara Gadda, che ha fatto una legge importantissima sullo spreco alimentare, sul terzo settore. Sì. Tutto il mondo del sociale, noi nel PD lo abbiamo molto valorizzato, però contemporaneamente è un partito pro impresa. C'è riuscito sto giochino? Soltanto per un po'. Cioè quando ci è riuscito si è fatto il 40%, e il 40% in Italia non l'ha fatto neanche Berlusconi, no, 40% l'ultimo che l'aveva fatto era da Lucca a Firenze, si va Arezzo, ha vinto le Fanfani nel 58, dopo non l'aveva fatto più nessuno, per dire il livello di grande risultato che aveva raggiunto. Però questo disegno è sostanzialmente fallito quando, da un lato col referendum del 2016 che presupponeva questo ballottaggio e questa competizione al centro, dall'altro perché a un certo punto è arrivato nell'agosto del 2019 Matteo Salvini, che ha combinato una delle sue. E qui in 30 secondi Salvini va in mutande al Papete e dice: chiedo i pieni poteri. Noi facciamo tutte le battute del mondo, io almeno, il Mojito, non ha presi troppi, a colpo di sole, tutto quello che si vuole, ma Salvini aveva un'idea, bisogna riconoscerla. Lui e la Meloni volevano insieme chiamare le elezioni, pieni poteri era questo, vincere bene, perché con quella legge avrebbero vinto, secondo me, molto bene, avere i numeri per eleggere un Presidente della Repubblica ed essere liberi, eventualmente anche di mandare a stendere l'Europa. Questo disegno di Salvini per me è stato un errore pazzesco, comunque a me ha preoccupato. E lì viene il secondo degli elementi che bloccano questo percorso di cui dicevo, cioè il PD. Io lo convinco un po' a fatica a fare il governo contro Salvini, perché mi obiettivo è bloccare Salvini, ma non voglio fidanzarmi in casa con Di Maio. E quindi dico, bene, l'accordo specifico, puntuale, per questo momento per bloccare Salvini, ma non è matrimonio, non è alleanza strutturale. Invece nel PD, lei lo sa, è partito il meccanismo, si fa l'alleanza strutturale. E allora in Liguria il PD ha candidato un giornalista del Fatto Quotidiano, e allora a Pomigliano d'Arco vanno col candidato di Di Maio, e allora in Sardegna vanno con il Grillino, cioè hanno di fatto regalato quella storia riformista a chi riformista non è, perché i 5 Stelle è tutto solo tranne che riformista. Tutto sto lungo discorso porta a dire che adesso uno spazio c'è, se in particolar modo ci sarà un sistema proporzionale. Io spero che ci sia sempre il maggioritario e che si torni a un modello come quello che io speravo nel 2016, nel qual caso da qui al 23 vedremo come organizzarci. Se invece da qui al 23 si andrà a un sistema proporzionale, vedremo allo stesso modo come organizzarci in modo speculare. Con Calenda, con cui condividiamo la battaglia di Saronno, c'è un punto. Carlo dice: io non ci sto a sostenere il governo Conte perché il governo Conte non mi piace, e lo ha detto ad agosto dell'anno scorso, e io lo capisco. C'è anche più Europa, qui. È anche più Europa allo stesso modo, perché più Europa è in posizione su un governo identica, cioè da Bonino non vota la fiducia. Però una volta che vi dico ho capito, è un tema vero, è un tema difficile, è un tema centrale,
È anche vero che se noi non si fosse appoggiato a questo governo, oggi avremmo avuto Salvini alla guida del paese. E non lo so come sarebbe andata a finire, né sul recovery fund, né sul coronavirus. Tutto questo per dire che cosa? Che ci sta tutto. Bel lavoro, ho fatto un capolavoro, parlavo mezz'ora e alla fine per dire cosa succede. No, ma io voglio arrivare a... Sì. Il mio ragionamento è, oggi non trovo un italiano interessato a discutere se ci sarà il sistema proporzionale tedesco o il maggioritario francese. Ma c'ho tutti preoccupati se la piccola e media azienda chiude perché ha un problema di liquidità e deve licenziare quando ci sarà la possibilità di licenziare. La mia proposta è, ora occupiamoci del recovery fund, sistemiamo ciò che va sistemato, rimandiamo i ragazzi a scuola, portiamo al vaccino e al farmaco sul coronavirus, dopo, una volta che si è scelto la legge elettorale e il sistema istituzionale, decideremo qual è lo schema di gioco migliore. Se fare uno schieramento centrale con Azione più Europa e tanti altri, oppure stare dentro un meccanismo maggioritario dove facciamo il profilo riformista, virgolette, alla Obama del PD. Tutto questo oggi è totalmente da scrivere. Tutto ancora lontano, tutto ancora da scrivere, ma quando Del Debbio dice c'è uno spazio politico, ha ragione lui. Perché? Io non voglio morire leghista, però non voglio nemmeno vivere grillino, perché con quelli noi non abbiamo niente a che fare. Va bene. E mi dica un po', ma questa storia di questo... Allora... Diciamo così, lei aveva fatto a Torino una convention, sì, dove c'era scritto il piano shock, cioè si fanno le opere, eccetera, eccetera. Io ho studiato un po' le linee guida, no? Ho guardato un po' quello che fa il governo, eccetera. Io so una cosa per esperienza, che quando si vuol fare un medico che deve curare un malato, parte dalle patologie più gravi, ce n'ha tante, un fa tutto insieme, no? Se gli arriva che ha avuto un incidente, intanto gli leva magari una costola che se no gli va nel polmone, poi, gli fa, poi pian piano lo cura. Allora qui insomma, i soldi per far ripartire ci sono due strade, o tu gli metti più in tasca soldi perché gli devi le tasse, giusto? O tu gli dai più soldi in tasca perché fai le strutture e attraverso le strutture dai il lavoro. Un certo è stare. Si possono anche fare tutti e due insieme. Ma non in 100 cose, Renzi. Lì vogliono fare 100 cose. Sì e no. Nel senso che la linea di politica economica, assolutamente d'accordo. A me interessa la sua disposizione, perché lei al governo non è... un soggetto secondario. Lei al governo... Un soggetto secondario e continua a dire le cose prima di quegli altri e, però cioè, e mi danno ragione. E io ve lo dico, datemi meno ragione e datemi qualche voto più, perché se continuano a darmi ragione, a non darmi voti... Ci vuole il tempo a galantomo. No, è il tempo a galantomo, ma pigliamo un po' di voti, perché se non si piglia voti... Cioè, io non sto a presentarci, però per voti sì. Quindi, perché sulla scuola non mi ha dato ragione dopo, sulle infrastrutture mi ha dato ragione dopo, sulla riforma costituzionale mi ha dato ragione dopo, sa come si dice a Firenze, la ragione si dà ai bischeri, che non è bellissimo, ma si dà a quella nobile famiglia che si chiamava la famiglia dei bischeri, appunto, non benissimo, bene ma non benissimo. Allora, a novembre noi ci si vede a Torino prima dell'epidemia e si dice, ragazzi, per noi va fatto il piano shock, cioè direbbero gli economisti come Paolo Del Debbio, keynesianamente immaginiamo un piano di sviluppo, e questo sviluppo keynesiano vuol dire metto i soldi nelle infrastrutture, questi soldi creano lavoro, perché non c'è un moltiplicatore più grande che un'infrastruttura pubblica o privata che viene finalmente liberata, ok? Dice Del Debbio oggi, ho visto il decreto legge, ci sono troppi interventi parcellizzati. Sì e no a questo, perché ce ne sono una cinquantina che sono commissariabili. Io vengo da Mantova, 340 milioni per il raddoppio della ferrovia Mantova-Milano, è roba. Ok. Perché te c'hai di fatto un'alta velocità, e chi ha fatto il sindaco in una città dell'alta velocità sa che a Firenze e Bologna è cambiata la vita.
Sì. Cioè cambia la vita. Noi c'è gente che in un'ora e un quarto va a Roma, un'ora e un quarto va a Milano, c'è gente che fa il pendolare. Talvolta dalla Brianza arrivare a Milano ci si mette di più che non da Firenze. Non c'è dubbio. Capite che è un tema che cambia e rivoluziona il mondo. Allora, questo passaggio qui non mi soddisfa del tutto, ma è un passo in avanti. Esempio, non mi soddisfa del tutto perché hanno questa follia che hanno fatto quelli del Conte 1 di cancellare l'unità di missione sull'edilizia scolastica o sul dissesto idrogeologico, che stava funzionando bene. Però ci sono un po' di soldi per l'edilizia scolastica e per il dissesto idrogeologico, ci sono un po' di soldi per le infrastrutture. Alla fine siamo tornati persino a capire che va fatto il ponte, hanno preso in giro tanto, ma si farà anche il ponte e sarà un'opera ingegneristica di altissimo livello. Quando si vuole si fa, ponte di Genova, l'avete visto. Il problema è che secondo me lei ha ragione quando dice che bisogna collegarlo alla riduzione delle tasse. Cioè, perché c'è stata una mini ripresa? Perché abbiamo tolto l'addizionale, abbiamo tolto la componente costo del lavoro dall'IRAP. C'è qualche imprenditore in sala? Oh, il grande no, 1-2, su in cima si vede qualcuno. Qualcuno c'è. Sì. Qualcuno c'è. Voi sapete che se c'era una componente che faceva arrabbiare dell'IRAP era la componente costo del lavoro, più assumi più paghi le tasse, che è una follia, perché se assumi sei bravo, non ti faccio, ti dovrei far pagare meno tasse, né contribuzioni, non di più. L'abbiamo tolta, abbiamo tolto un po' di costi, l'IMU, eccetera. Togliendo un po', riducendo un po' di tasse, l'Italia riparte. Allora lei deve fare due cose insieme: l'abbassamento delle tasse e il piano delle opere pubbliche. Se invece lei fa una roba in cui comunque si aumentano le tasse, aumenta il debito e le opere pubbliche sono in mano alle sovrintendenze, siamo morti. Faccio l'ultimo esempio: decreto legge di adesso, sblocca Italia, semplificazioni. Io ho presentato un emendamento banale sugli stadi di calcio, non è mica la priorità, però dire che gli stadi di calcio non sono più soggetti alla tutela delle sovrintendenze significa liberare un settore da 2 miliardi e mezzo a 3 miliardi di euro di lavori. Ogni euro speso nel cantiere crea ricchezza, come diceva Del Debbio, perché l'operaio, anziché avere 600 euro in cassa integrazione, prende 1.100 euro, 1.200 di straordinari, e quei soldi tornano e diventano consumi, perché se tu guadagni 1.000 euro li spendi. Non è che vai e dici, ma sai, metto da parte un po' di forbe di risparmio per la mia forma di previdenza integrativa. 1.000 euro li spendi tutti. Allora, lavorare sulla concretezza delle cose. Si può sbloccare un'opera pubblica? Facciamolo. Si può permettere a un privato di non perdere anni dietro le burocrazie? Facciamolo. Quando si è fatto a Milano per l'Expo, a Pompei per gli scavi, a Genova per il ponte, ha funzionato. Porca miseria, perché non si riesce a fare sempre. Questo è l'obiettivo, sbloccare le opere pubbliche e private. Certo, Rossi. È rivenuto fuori un po' questo discorso dell'immigrazione dovuto soprattutto a questo problema della Sicilia. E un signore austriaco, Kurz, il Premier, ha detto: è vero che c'è un problema di redistribuzione degli immigrati in Europa, perché bisogna rimandare negli altri stati quelli che sono in Austria e in Germania. Ecco. Quindi no che... lui figlia allora, nostri. Ecco, allora, lei capisce bene che io condivido che su questa questione di questi soldi che l'Europa si è decisa a sbloccare, insomma, era ora che desse un segnale. Questo però non è un bel segnale. Signor Kurz, ragazzi, a forza di fare il sovranista e tu trovi quello di piano di sopra e fai il sovranista con te. Ma qui in provincia di Varese lo sanno, perché quando l'altro giorno, ma un paio di mesi fa, no, qualcosa di più, prima del lockdown, 6-7 mesi fa, un consigliere, non mi ricordo di quale cantone, penso il canton Ticino, fece la polemica con gli abitanti della provincia di Varese, definendoli sostanzialmente alla stregua di Terroni, perché erano quelli del sud. Era
come posso dire, il contrappasso di un modello. Cioè, il modello salviniano, che dice noi bisogna fare come si vuole, padrone a casa nostra, porta l'Austria di Kurz a fare lo stesso e a tagliarci fuori. Ma se arriva al paradosso che noi si dà soldi all'Ungheria di Viktor Orban e Orban, alleato della Meloni e di Salvini, è quello che prende e utilizza i nostri soldi per costruire il muro e per fregarci. Cioè, in altri termini, a forza di fare i sovranisti trovi sempre uno più sovranista di te. L'immigrazione è un problema? Sì. Va gestito? Sì. Come si fa a farlo? Bisogna andare in Africa. Bloccare le partenze, non tenerli in mezzo al mare. Perché se stanno in mezzo al mare è pericoloso. E se affogano, io non me ne frega nulla dei sondaggi, penso che uno che sta per affogare si salva. Ok? Perché prima dei sondaggi c'è l'umanità. Vabbè, che non partissero. Per non farli partire serve la cooperazione internazionale. Perché la cooperazione internazionale la Lega l'ha tagliata. Noi si finanziava. Capite che è tutto un gioco che dovrebbe tenere insieme tutta una serie di elementi. Se l'Europa non capisce che deve fare un'operazione comune sui migranti, non è una novità. Quello che dico è che gli alleati di Salvini e della Meloni sono quelli che ci fanno più male di tutti. Perché mentre la Merkel alla fine una mano ce la dà anche, Alternative für Deutschland no, che è la destra tedesca. Mentre Macron tutto sommato su tante questioni una mano ce la dà, Marine Le Pen, la donna di Salvini in Francia, no, non ce la dà. Lasciamo la donna anche in Francia. Sapevo. Questo è gossip, ognuno fa come vuole, diciamo. Però io sono giornalista, non è che fo' il medico chirurgo, che se mi dice Salvini c'ha una donna in Francia, e mi sembra un informato detto da lei. Salvini ha una alleanza politica in Francia. Sapevo che c'aveva una di Firenze, ecco. Quella è nota ai nostri... No, così. Ma se lì sei sopra casa mia, lo trovo sempre un chilometro e mezzo sopra di noi. Ecco. C'è dopo una cosa, dal punto di vista della ripresa della scuola, ok? Che è un punto fondamentale. Lei fece un provvedimento che si chiamava La Buona Scuola. Grande successo, 97% di sciopero. Ci vuole del talento per farli incazzare. Per fare le riforme in questo paese qui, lei lo sa bene di me, non si fanno. Il sabato mattina torna a casa e avevo paura che avessi fatto sciopero anche la mia moglie. Quello... E invece la mia moglie era andata a scuola, grandissima. Me lo ricordo, l'aveva criticata perché era andata a scuola. Mi ricordo tutto. Ma dicevo. Poi tutte le volte fra gente dice bella la buona scuola, eh. Fatto mattina hai fatto sciopero, sì. La prossima volta, 25 anni dopo era bella, non fa sciopero. La scuola, a questo punto di vista, no? C'è il ministro Azzolina. Allora, come? C'è un fan club dell'Azzolina, mi sa? Signora? Sì. Lei signora a casa di seggiole ce l'ha con le ruote o senza? Immagini se io era uno studente con banca a rotelle, chi gli avrei combinato al professore? Cioè... No, lei, dicevo, questo è un problema serio. Lei avrebbe fatto l'autoscontro, cioè. Eh? Lei del debito avrebbe fatto l'autoscontro con banca a rotelle. No, se ci avessero dato banca a rotelle a noi al liceo, succedeva. E ci vuole i test sierologici, non i banchi a rotelle, vogliono i medici a scuola. Si deve avere l'aiuto e il supporto anche per i psicologi e per i ragazzini. I banchi a rotelle. Ecco, ma che perché qui c'è un problema, eh? Non è che è una robina da nulla la ripresa della scuola. Allora, la sua posizione qual è? Quello che ha detto. Io l'ho detto a marzo, poi ci fu un suo collega che non l'ha prese benissimo. Non farò i nomi, Sallusti. Quando io dissi che avremmo dovuto riaprire le scuole, Sallusti dicendo che bisognava riaprire la quinta elementare, la quinta superiore e la terza media a maggio, cosa che poi ha fatto Macron e che l'ha fatto la Merkel, Sallusti fece un pezzo durissimo dicendo: Renzi, mandi sua moglie e i suoi figli. Io, mia moglie è insegnante della maturità,
figlio in esame di maturità e figlia in terza media. Quindi voglio dire, guarda, io sto parlando esattamente di rimandare anche i miei, non la buttare sul personale. Però quella proposta mi sembrava di buon senso, perché avrebbe permesso di fare in presenza una parte delle attività. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, bravi professori sulla didattica a distanza, bravissimi, ma la didattica a distanza con la didattica vera non c'ha nulla a che vedere. A Firenze si dice come mangiare e stare a guardare, ma di che cosa stiamo parlando? Noi non possiamo vivere di didattica a distanza, noi non possiamo perdere il ruolo educativo del docente nel rapporto con lo studente, noi non possiamo perdere il fatto che la comunità degli studenti è una comunità educativa, non è un insieme di PIN, password e nickname che stanno sopra una piattaforma telematica, ok? La didattica a distanza non basta, non è sufficiente, non è la soluzione, bisogna tornare a fare scuola in presenza. Questo era il punto fondamentale. Io ho provato a dirlo, questa cosa, mi hanno dato del matto, adesso si capisce che forse se si fosse partiti allora non saremmo arrivati lunghi. Per me la cosa fondamentale è che un paese che riapre le discoteche e non riapre la scuola si deve vergognare. Oggi che finalmente la scuola riparte, penso che dobbiamo anche sapere che ci sarà qualche focolaio. Vedrà che prima. Ma i focolai si sa fare ormai. Però bisognerebbe forse fare come ha fatto la Francia, di spostare la quarantena da 14 giorni a 7 giorni. Perché l'immunologo Galli oggi ha detto che è d'accordo, io mi fido molto, è quello del... Galli è molto serio, sì, una persona di grande livello, l'ho tante volte, devo dire prudente, non sì, è certo no, prudente, però se l'ha detto lui l'ha detto, la quarantena spostarla a 7 giorni già sarebbe un passo importante, dare i congedi retribuiti a chi deve restare a casa perché magari il bambino è in quarantena, c'è anche questa cosa qui. E soprattutto tracciare le persone, gli studenti, cioè il test sierologico è un po' di un esame di sangue. Leggo qualcuno che dice io non lo faccio, no, te lo fai bellino, perché se tu guidi l'autobus io ti controllo il palloncino, se vai a fare atletica ti controllo l'antidoping, se vai a scuola il test sierologico va fatto a tutti e nel momento in cui lo fai hai lo spazio per capire la situazione, quindi testare le persone mi sembra la cosa fondamentale. Quindi lei aumenterebbe molto i test serologici? Aumenterei i test, aumenterei la presenza dei medici a scuola, direi alle famiglie guardate che è una cosa che non c'è mai stata, ci sta che si debba ritornare a casa perché in una classe 10 sono positivi. 7 giorni anche di quarantena sono niente per il studio. Non è il massimo, meglio però che, però che non, una non è che si muore, insomma. No, anche perché noi abbiamo a che fare con una crisi brutta che è la pandemia, i nostri nonni hanno fatto la guerra, cioè io sono convinto che questa pandemia sia un disastro, che crei un sacco di problemi, non la voglio far semplice, però è anche vero, diciamola tutta, che stiamo parlando di questa come sfida della nostra generazione, io preferisco questa che andare a sparare sulle Dolomiti o andare a dichiarare guerra alla Grecia. Ecco, le generazioni precedenti hanno avuto da fare la guerra, noi bisogna stare con la mascherina addosso, c'è una bella differenza. E saremo poi si spera di finire la svelta, ma insomma stiamo parlando di un... Io ho provato, volevo intervistare uno di questi che hanno fatto la manifestazione a Roma, i negazionisti. No, non volevo intervistare perché però ha detto no, ma che mi chiede? No, le chiedo... Che vuoi che le chieda? Come sta? Le chiedo certo. I motivi del negazionismo. Dico, no, ma mi mandi le domande, tu guardi, le domande non le manda nessuno. Quindi, non è voluto venire. Strano. E cioè, sì, e non è voluto venire, e meglio stia a casa sua. Lei, lei sta girando tanto in questa campagna elettorale? Abbastanza. Oggi che ha fatto? Ha fatto Bolzano, Trento, Vicenza, Mantova, Saronno. Lei quanto... Però ora si va a letto. Potremmo andare avanti anche noi
Castriani, perché lui ama molto Fidel Castro, come è noto. Potremmo andare avanti ancora 6 ore e mezzo, però, per rispetto. No, io volevo chiedere, se mi permette, le voglio dire una cosa, sinceramente e senza scherzi. Lei quanto gira se non c'è la campagna elettorale? Molto meno, peraltro poi dipende da che cosa fai. Lei deve girare di più, perché se l'ascoltano gli italiani, me l'ascoltano qui stasera, lei piglia più voti. Grazie. Dico, a me non mi importa nulla del centro, della destra e della sinistra, perché io fo un altro lavoro, faccio il mio lavoro, voglio fare il mio lavoro, eccetera. Quindi non è che, però so quanto sarebbe bene in questo paese che ci fosse un accorpamento centrale, questo lo so da cittadino, un accorpamento centrale con idee libere sul mercato, con un senso di solidarietà spiccato, che le metta insieme. Secondo me, lei la conosco un po', la conosco troppo in televisione e poco dal vivo. E questo... Io le confesso una cosa. No, speriamo, se ti dimmi. No, beh, io giro. Obbedisco. No, nel senso che io lo vedo, cioè vedo io, che c'è... Io ho una storia. Quando dico che c'è spazio, no, io giro tutto l'anno, guardi, per il mio lavoro. Guardi, ecco. Lei sa, noi ci conosciamo mai da qualche anno. Ecco. Io sono un... Cioè, del boom boom boom, si sono rotti i coglioni, a destra e a sinistra, capito? Cioè... Anche lui la poesia al suo fascino. Il concetto per me il concetto è questo. Io ho 45 anni. Beato lei. Ho 45 se anni. Se mi figliolo mi porti anche un po' di rispetto. Deve dirmi qualcosa su mia mamma? No, immagino che... No, Dio potrebbe essere mio figliolo, mi porti rispetto. Luca, Firenze, sapete, bravi. Allora. Ho 17 anni, quindi direi... Vabbè, allora si sarebbe da fare una svetta. Vabbè, ora questo, avendo io un figlio di 19-17, fermiamoci un attimo, perché nonno Matteo non lo vorrei fare ancora. Comunque, vediamo, quello che sarà sano. Volevo dire una cosa, ho 45 anni. Sì, io 62. Ho fatto il sindaco... nella città, chiedo scusa, a Saronno a Varese, ma nella città più bella del mondo, che è Firenze. E grazie dell'applauso, lo penso uguale, cioè nel senso che qualcuno è un gugna. E... poi vale anche per il sindaco di Varese o per quello di Saronno avere un rapporto speciale con... Vabbè, ognuno ha la sua città, è più perché bello. Trovi un monumento, un luogo e ti senti come la mano. Il cuore battere. Però ho fatto il sindaco, poi ho fatto il presidente del consiglio. Io tutte le mattine mazzo e dico: Madonna, che fortuna ho avuto. Ho avuto modo di affrontare una stagione di 3 anni di governo con Obama, con i grandi della terra, dove abbiamo fatto delle cose belle per l'Italia. Quindi non ho una pretesa di dover fare chissà che, anzi, il momento in cui io mi sento più a mio agio facendo politica non è né quando giro né quando vengo in televisione da voi, ma quando vado una volta l'anno con i ragazzi della scuola di formazione militare d'Italia e facciamo una volta l'anno ormai, si è fatto anche in provincia di Lucca, a Ciocco, e che facciamo, quest'anno si è fatta a Castrocaro, e che facciamo per portare i ragazzi a dire: la politica è una cosa bella, impegnatevi, studiate, non diventate cialtroni, approfondite, sappiate essere in grado di fare del vostro meglio per la politica. Io lì sono un uomo felice, quindi non vivo questa fase con l'ansia che spesso mi descrive: oh, lui vuole tornare, è rancoroso. Io sono in pace con me stesso. Quello che vorrei fare è dare a questo paese una casa, insieme ad altri, non da solo, in cui non si debba essere costretti a inseguire il sovranismo folle di Salvini e Meloni, ma non si debba arrivare al cialtronismo di chi voleva abolire la povertà per decreto, di chi, quando succede qualcosa in Libano a Beirut, dà la solidarietà ai libici, che se c'è l'acqua alta a Venezia danno la solidarietà ai venezuelani, che se succede qualcosa a Hunguri danno la solidarietà agli austriaci, perché sono così, sono in tanti casi dei cialtroni. Io non voglio che ci sia né il sovranismo di destra né il cialtronismo di sinistra. Italia Viva vuole essere la casa di questa gente qua e io penso che ce la faremo. Andato in cambio, perché ha fatto il sindaco, ha finito quando io ho iniziato. Che impressione l'ha fatto lì? Ottima, sentendo poi, mi è piaciuto il passaggio sul...
cosa può fare un sindaco? Guardate, un sindaco cambia l'umore alla città. Talvolta se non copre le buche cambia l'umore perché la mattina piglia dei baffa lui e tutta la famiglia e la vela ammazza. Ma un sindaco cambia l'umore perché il sindaco non è soltanto un esecutore di delibere amministrative. Il sindaco è quello che gioisce quando la seconda media della scuola vince le Olimpiadi di matematica, è quello che gioisce quando la squadra dei giovanissimi B del campionato di calcio vince la partita in trasferta nel derby, è quello che qualsiasi cosa accade in città, dall'incidente stradale alla malattia di un cittadino, è informato, è quello che porta le torte ai centenari e che contemporaneamente dà la Costituzione ai diciottenni. Ecco, un sindaco ha questa passione qui, bella. Io quello che auguro, sentendo Gilli si sente che l'ha fatto e che quindi la vive su di sé, quello che vi auguro, che auguro a Saronno, è di non avere un umore rassegnato. Trovo molte amministrazioni che sono stanche. E Gilli oggi ci ha detto la prima cosa che potrei fare è fare la battaglia per l'ospedale, che non è una sua competenza, come ha detto lui, ma rappresenta la lingua della città. Del resto, se ci avevi maternità e oncologia e ti hanno chiuso tutte e due, è evidente che ti fanno girare le scatole. Mi è piaciuto questo passaggio del restituire anima alla città. Io vengo da Firenze, c'era un grande sindaco, si chiamava Giorgio Lapira, che quando nel 1954 inaugura il quartiere satellite dell'Isolotto, poi una delle realtà oggi più grandi di Firenze, fa un discorso spettacolare dicendo non case ma città. Un'amministrazione non è un insieme di case, ma ha un'anima. Auguro al sindaco Gilli, al sindaco Alimberti, a tutti coloro che saranno eletti sindaci, di avere questa passione nel cuore e questo atteggiamento, direi, di capacità bellissima di considerare la città non un cumulo di pietre, ma un grandioso puzzle di speranze e di opportunità. Grazie e molto amico. Grazie a voi. Giovedì della prossima settimana in trasmissione. Quindi avete visto che debbio come dimagrito, ragazzi, in gran forma. Mica va bene, questo il fan club di Del Debbio. Attenzione, il fan club di Del Debbio è pericolosamente simile al fan club dell'Azzolina. Meditate, gente, meditate. Grazie. Sempre in forma, le grandi sempre tutto. Vabbè, avrei qualche canto, quindi tremolanti perché non ce la faccio più, però. Per chi vuole, Matteo Renzi ora si siede a questo tavolo e fa le dediche ai libri.